Nome, cognome, età, professione. Placido Bradanti, 68 anni che saranno presto 69, medico, neurologo, direttore scientifico IRCCS, professore universitario ordinario di ruolo all'Università degli Studi di Messina. De Luca Cateno Roberto Salvatore, professione dirigente aziendale, ho 46 anni, sono nato il 18 marzo del 1972. I tre punti più importanti del programma del candidato sindaco Nino Bramanti. I tre punti più importanti sono decoro e rilancio dell'identità messinese, occupazione giovanile, rilancio della macchina organizzativa e gestionale della città. Riorganizzazione del palazzo municipale, vivibilità, riqualificazione del patrimonio infrastrutturale. Il primo provvedimento da sindaco. Decoro, immediatamente, verde pubblico, sicurezza, illuminazione, vivibilità. Smonto e rimonto il palazzo municipale per renderlo efficiente, efficace, economico e flessibile. Un pregio e un difetto dell'avversario. Pregio non ne conosco, difetto è un genio del male finalizzato alla politica e all'accentramento del potere. È un ipocrita. Ed è un ipocrita. Come risponde a chi dice che dietro di lei c'è la vecchia politica, Danilo Musumeci e Franco Antonio Genovese e Nino Germanà? Sono contento di dire che la mia attività, la mia vita è stata sempre indipendente e libera. Non ho avuto mai né padroni né condizionamenti. Accettare questo incarico per me è stato un onore per la mia città. Non ci possono essere condizionamenti né di Genovese né di altri. Vedi il povero Calabrò che è stato costretto a perdere la sindacatura per questa diceria quando è rimasto una persona libera, indipendente ed è stato eletto nel suo partito dove è rimasto. La stessa cosa per Bramanti. Sono i soliti slogan elettorali per evitare di farmi eleggere. Come risponde a chi sostiene che non potrà governare a causa dei suoi problemi giudiziari? È una balla, perché io allo stato attuale non ho avuto nessuna condanna e qualche procedimento che ancora bisogna capire se va. Se si trasforma in processo, lo sapremo tra qualche settimana, non riguarda reali nei confronti della pubblica amministrazione. Lei ha ottenuto 10 punti percentuali in meno rispetto alle sue liste. Come interpreta questo risultato? La interpreto sia con l'effetto trascinamento delle liste e sia con un effetto di garanzia per la città, perché i cittadini messinesi che mi conoscono sanno che sono una persona onesta, pulita, capace, competente e che si spenderà tutto per la sua città senza finali diverse da quelle che sono la deviazione politica o l'interesse di potere personale. Su 6 liste nessuna è riuscita ad arrivare al 5%, si aspettava questo flop? Veramente su almeno una avevo un cuore che arrivasse al 5%, purtroppo siamo arrivati a 4,20, ma questo purtroppo è frutto di quella che è una dispersione che ha toccato anche molte liste blasonate di tutti i raggruppamenti. La sua ricetta in una parola per il settore rifiuti. Riciclaggio dei rifiuti e nuove tecnologie computerizzate per poter fare la differenziata direttamente nello stabilimento. Riorganizzazione di tutta la raccolta. Acqua. Rivalutazione degli acquedotti, rivalutazione della erogazione dell'acqua, nuovo settore di gestione e di controllo. Fonte di approvvigionamento in città e non più a Fiumefreddo. Trasporti. Potenziamento, rivalutazione, innovazione tecnologica, ecologia, ambiente. Evitare che sugli stessi tratti urbani passino tram, macchine e autobus. Personale. Riqualificare il personale, rimotivarlo, acquisire le nuove unità di personale già formulate dalla precedente amministrazione, inserire nuove premialità e tornare anche con nuove assunzioni, ma soprattutto giovani. Riorganizzazione, riqualificazione, premio carico di lavoro. Chi ha votato alle amministrative del 2013? Ho votato Garofalo inizialmente e poi, poiché era un ballottaggio sinistra contro sinistra, nessuno. Ho votato Scheda Bianca. Un assessore dell'avversario e uno della precedente giunta che vorrebbe nella sua squadra? Cacciola, per esempio.
signorina. Quanto costava la sua campagna elettorale? Ancora non lo so. Stiamo andando avanti e vi posso dire che io vivo di stipendio. Ancora non lo so, sicuramente 200.000 euro, ma non faremo conto alla fine, siamo ancora in corso. Un punto di forza e una debolezza, personale e politica. Il mio punto di forza è che sono una persona libera, autonoma, onesta, ma soprattutto che non ha preso in giro le persone promettendo treni volanti o sopprimendo il municipio perché è un casino, così come è stato descritto, che si deve trasformare in casino, oppure si devono licenziare tutti i dipendenti della partecipante o altre inutili dichiarazioni. Sono una persona coraggiosa, spesso invece da un punto di debolezza pongo l'altra guancia. Non crede che la sua campagna elettorale sia stata poco incisiva e soporifera? Sì, perché sono una persona normale, perché non faccio proclami, perché dico la verità, perché parlo di progetti concreti, perché trovo le soluzioni, perché ho studiato soprattutto per dare risposte ai messinesi e alla città, piuttosto che fare il libro dei sogni o l'incantatore dei serpenti. Non crede sia puerile impostare una campagna elettorale prendendo in giro l'avversario storpiando il suo nome? No. È un modo per comunicare e quindi riusciamo, attraverso anche quello che è la satira politica, a far passare i concetti importanti. Quanti abitanti ha Messina? 243.280. 245.000 circa. Cosa c'è scritto sulla stella della Madonnina? Benedicimus vos et ipsa Civitate. In latino non me lo ricordo, In italiano? C'è l'atto di affidamento alla Madonnina, questo io lo traduco sempre come senso. Cioè la città si affida alla Madonna della Lettera. I nomi di tre locali messinesi? Attuali, moderni, Irrera, Toro Nero e Dolce Vita. Di che tipo? Locali notturni. Qualsiasi tipo di locali. Io Chopin, per esempio, mi sono trovato. Poi quello che c'è lì a fianco alla chiesa dei Catalani, che ho fatto con una bellissima l'altra sera. Non mi ricordo Noah. Nome. Noah, esatto, Noah. Perfetto. Un altro notturno. Posso citare le vari, questo qua di Corso Cavour che fa le patatine gratis, se non mi ricordo ora come si chiama, promuove i pacchetti di patatine gratis, sì, patatine fritte proprio per avere utenti, o comunque vado anche alla Vulcania. Chi era Francesco Maurolico? Maurolico era uno storico messinese che perito nell'Ottocento. Ammetto che non lo ricordo in questo momento. L'ultimo ministro della Repubblica di cittadinanza messinese? Martino. Antonio Martino. Gian Piero D'Alia. I nomi delle due opere di Caravaggio esposte al museo? Non me le ricordo. Alzo bandiera bianca.